È un'occasione anche questa significativa, importante. Abbiamo concluso da pochi giorni, una stagione teatrale veramente ricca e che ci ha dato molte soddisfazioni in termini di partecipazione del pubblico e di gradimento degli spettacoli proposti. San Giovanni ha una vocazione importante per lo spettacolo, ha un tessuto associazionistico molto importante. E quindi in questo scorcio di fine primavera, in attesa delle iniziative estive, abbiamo la seconda edizione del Festival San Giovanni 2022. Organizzato da un'associazione di recente costituzione, ma già vitalissima, vivace, estremamente positiva, che è l'associazione Paro Paro. Seconda edizione del Festival, quest'anno in presenza, dopo la versione online in diretta streaming dell'anno scorso, con ospiti importanti. Una sfida di talenti, oltretutto, molti partecipanti, anche locali, tra musica, spettacolo, divertimento. Tre personalità, di livello internazionale, due delle quali più direttamente legate a San Giovanni. E una vocazione importante che è quella anche all'aiuto e al supporto. I proventi della manifestazione, del festival, saranno infatti interamente devoluti all'Associazione per la Spina Bifida e l'Idrocefalo di Firenze. Un'iniziativa che si rinnova quest'anno, un appuntamento che ci abbiamo tenuto a voler realizzare e che ci ha fatto molto piacere come associazione Paro Paro aver ricevuto, diciamo, l'input dall'amministrazione comunale a poterlo rifare, dati i buoni risultati dell'anno scorso, ottimi in termini benefici, con la donazione alla Misericordia di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, che ha aiutato a poter fornire un sostegno nell'acquisto di un mezzo attrezzato per servizi di protezione civile. L'anno scorso, in piena pandemia, in piena difficoltà ed emergenza, specialmente per il settore artistico, a porte chiuse, in streaming e in diretta TV contemporanea, quest'anno finalmente con un pubblico in carne ed ossa davanti a noi, che sarà bellissimo non soltanto per me e per il collega Francesco Marini che presentiamo l'evento, ma anche e soprattutto per i concorrenti che si esibiranno all'interno di questo festival. E poi chiaramente il fine benefico rimane in favore dell'ATISB quest'anno, l'Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida, che vedrà devoluti tutti i proventi di questa manifestazione.